anno di gioia, di fiducia nel futuro, di passione nel presente. Il 2015 per la Chiesa sarà l'anno dedicato alla vita consacrata. Si tratterà di un momento di rinnovamento alla luce del Concilio Vaticano II, che per i consacrati e le consacrate è stato davvero il soffio dello Spirito Santo. In sala stampa vaticana sono state illustrate le molte iniziative dell'anno ed è stato fatto il punto su alcune situazioni problematiche che gli istituti di vita consacrata vivono. In due distinte note della congregazione sono stati esaminati i casi dei Legionari di Cristo e dei Francescani dell'Immacolata. Per i primi, che non sono ancora sotto il controllo diretto del Dicastero Vaticano, è stata ribadita la necessità di distinguere il carisma dal suo fondatore. Per i secondi si tratta di un commissariamento non dovuto al rito. Luci ed ombre, quindi, come in tutte le realtà sociali ed ecclesiali, ma la forza di rinnovare viene dalla chiarezza e dalla gioia di essere testimoni. Il cardinale João Brás Davids, prefetto della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata. C'è la questione anche di che la nostra testimonianza di questa santità e di questa vita sia credibile e dia gioia, perché oggi vogliamo quello che ci fa felici, anche se per un po' di tempo, però che ci faccia felice. E noi pensiamo che Dio può far felice una persona per sempre, però anche noi dobbiamo domandarci su come realizzare questo. C'è qualcosa che cambia e qualcosa che dobbiamo essere attenti, però c'è anche un patrimonio enorme di vita che noi possiamo presentare. Io penso che quest'anno, l'anno della vita consacrata, è una grossa opportunità. L'inizio delle celebrazioni molto probabilmente è il 21 novembre 2014, in calendario incontri internazionali, documenti di aggiornamento ed una nuova Costituzione apostolica sulla vita contemplativa. Iniziative, ha sottolineato Monsignor José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata, con un taglio prettamente formativo. Siamo convinti che nella formazione ci giochiamo il presente e il futuro della significatività evangelica della vita consacrata. Poi ogni incontro avrà certamente un taglio celebrativo, perché noi vogliamo gridare al mondo la gioia di essere consacrati, vogliamo gridare al mondo la gioia di sentirci amati dal Signore con un amore di predilezione. Ogni incontro avrà una finalità concreta. Per esempio, noi pensiamo a fare un incontro dei giovani religiosi. Tra altri obiettivi, uno è questo, che si conoscano e che vedano nell'altro non qualcosa di strano, ma un'opportunità per collaborare nel futuro. Un futuro di speranza, ha detto il cardinale Brás Davids, che non si basa sulle nostre forze o sui numeri, ma su colui nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia.